La filosofia aquila è quella di sganciarsi completamente da quello che fa gli altri. Se 100 pecore vanno a destra, una sola andrà a sinistra, anche se il campo è piccolo, però c'erba solo per noi di mangiare. Facciamo ricerca continuamente soprattutto su bioplastiche. Queste corde nascono appunto da bioplastica ad altissima efficienza acustica che abbiamo utilizzato per vari scopi, anche per basso come anima. Il suono del basso è fatto dall'incrocio di due parametri che agiscono sinergicamente come due cavalieri che vanno nella stessa direzione, nello stesso obiettivo. Il primo è l'elasticità, il secondo è la densità. L'elasticità è data dall'anima, da questo materiale stupendo che è a base sugar, che viene dalla cannabis, e non c'è altro, suona molto meglio il fluorocarbonio che abbiamo usato prima. Siccome l'anima assorbe meno dello 0,1% di umidità, le corde, una volta che si sono rilassate e portate in accordatura, sono anche molto tutte. La densità. Allora, mentre tutti gli altri si indirizzano nell'usare il nickel, le leghe dell'acciaio, noi usiamo il rame perché il rame ha una densità, peso specifico, più alto degli altri due metalli, precisamente 9,5 contro 7,71. Più alta la densità, higher the density, better the sound. Questa è una regola generale. Che gli altri metalli sono più rigidi. Il materiale più rigido è, più blocca il suono, mentre il rame è più soffice, quindi è una combinazione vicente. E gli altri, l'unico vantaggio che ha è il fatto che hanno un look, diciamo, che ricorda molto brillante, ricorda la carrozzeria di una macchina, ma una corda è fatta per suonare, non per essere appesa e fare un quadro. Queste corde inseguono il basso elettrico, cosa che fino adesso non si è riuscita a realizzare. Hanno una grande potenza acustica anche senza amplificatore, a causa sia del rame che del tipo di anima, quindi consideriamo che queste corde siano una vera novità rivoluzionaria nel mercato.